Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno, Avvento, terza domenica del tempo di Avvento del ciclo delle domeniche anno B. Dobbiamo prepararci al Santo Natale. Dobbiamo incontrare Gesù, l'amore. Dobbiamo stringerlo tra le nostre braccia. Gesù bambino, come la Vergine Immacolata, chissà con quale affetto, lei Immacolata, tutta di Dio, sposa dello Spirito Santo, madre di questo bambino che è Dio, madre secondo la natura umana, ma la natura divina è divina e di Dio, il padre è Dio, la madre dal punto di vista naturale della natura umana, quindi è lei e gode di avere tra le braccia e donare il suo latte virginale e materno al bimbo suo Gesù. Sono vicino a lei anche i santi, le sante di tutti i tempi perché il dono del Natale ravvicina e riduce anche la misura del tempo, ci concentra tutti intorno alla culla di Betlemme, tra le braccia di Maria, un bimbo che noi adoriamo, che noi amiamo, che noi riceviamo nell'Eucaristia perché dopo il suo sì bello, sponsale tra il cielo e la terra, lei stessa ci ha condotti a vivere l'incarnazione del Verbo quando riceviamo l'Eucaristia, il Figlio di Dio, il Figlio suo. Quanti personaggi importanti incontriamo in questi giorni. Il primo, potremmo dire, almeno per la lettura presa dal profeta Isaia, è lo Spirito Santo. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Ecco, come fu ed è in Maria, adesso lo Spirito Santo ci prepara come la sposa per lo sposo che è Dio. Lui viene a liberarci dalla schiavitù, viene a togliersi dalle carceri dei nostri peccati. È il Signore che viene in mezzo a noi. Ed è bello questo riferimento che questo brano del profeta Isaia fa alla gioia dello sposo che mette il suo diadema, alla sposa che si adorna di gioielli, perché in fondo il Natale è nella dimensione della sponsalità. Noi veniamo sposati da Dio. Sembra tutta un parlare lontano, immaginoso, fantasioso. No, è la realtà più profonda, perché Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dobbiamo fare festa, come fa festa lo sposo per la sposa. E viceversa. Ecco perché San Paolo, scrivendo una prima lettera ai Tessalonicesi, scrive anche: siate sempre lieti. La letizia è manifestazione di un bene che abbiamo, un bene che poi si accumula attraverso la preghiera, pregate ininterrottamente. Gesù aveva detto: pregate sempre, senza stancarvi mai. Rendete grazie, ringraziate il Signore di essere stati chiamati così. Poi ripete anche San Paolo: non spegnete lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è fuoco, e l'acqua dei nostri peccati, il ghiaccio dei nostri peccati può spegnere la grazia dello Spirito che è stato effuso dentro di noi. E dice ancora San Paolo: non disprezzate le profezie, perché il dono della parola, il
dono di quella parola che ci infiamma, è ricco di amore, di Spirito Santo. La vostra persona sia immersa tutta nello Spirito, Spirito, anima e corpo. Bella questa indicazione completa di San Paolo. Noi siamo spirito, anima e corpo. I greci, i romani, soprattutto in Atene, quando davano l'insegnamento ai grandi filosofi, dicevano che l'uomo è fatto di anima e corpo. Il cristiano c'ha molto di più, è spirito, Spirito Santo, anima e corpo, perché figlio di Dio si è perché c'è la comunione con Dio, è lo Spirito Santo che sta diffuso nei nostri cuori. Ma chi siamo noi per essere così? Lo domandavano anche, ecco, siamo nel Vangelo, il Vangelo di San Giovanni al primo capitolo. Alcuni da Gerusalemme mandarono da Giovanni il battezzatore là al Giordano a domandargli: ma sei tu forse il Cristo? Perché battezzi? Ma sei il profeta, quello di cui parla Mosè? Ma chi dobbiamo aspettare? Sei tu o dobbiamo attendere un altro? E San Giovanni il Battista dà la sua risposta precisa: no, io non sono il Cristo, no, io non sono il profeta, no, io non sono quello che voi immaginate. Erano alcuni che venivano anche dai farisei. Allora tu chi sei? E lui risponde: voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate le vostre vie, preparate i sentieri al Signore. Colui che viene dopo di me è più grande di me, non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei suoi sandali. È il Figlio di Dio, è in mezzo a voi, è già in mezzo a voi. Ecco. Quando noi viviamo il Natale, viviamo già in tempi nuovi, in tempi di Gesù, abbiamo già Gesù nel cuore, nell'Eucaristia, abbiamo lo Spirito Santo nel cuore e lo Spirito d'amore ricevuto nel Santo Battesimo, abbiamo la presenza di Dio Padre perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno messo la loro presenza nella nostra dimora, prenderemo dimora presso di Lui. Natale. È un Natale allora perpetuo, eterno, comunione con Dio. Il Natale di Maria è il Natale nostro, il Natale della Chiesa. È vita d'amore, vita di sponsalità. Prepariamoci nella gioia. Siate sempre lieti nel Signore. Si può avere una gioia terra-terra e un gridare di essere festosi, ma nella vuotaggine. Ci può essere una gioia profonda, nascosta, intima, divina, che è la gioia nello Spirito. O Madre, impregnata d'amore, di vita divina, tabernacolo dello Spirito Santo, tabernacolo del Figlio di Dio, figlia prediletta del Padre, sposa, vergine sposa. Ottienici la benedizione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E la carezza è il bacio tuo materno, che è ricco di amore, di Spirito Santo. Pace e bene a tutti.